Ok, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del Movimento Zeitgeist Italia. Siamo in diretta streaming su YouTube e abbiamo questa sera come ospite Daniele Poddighe, il coordinatore del gruppo di lavoro tecnologia o GDL, e quest'oggi vi mostrerà la tecnologia del 3D printing e della stampa 3D in italiano, e con vari esempi tratti da testate giornalistiche. E anche un pratico esempio con una stampante 3D dietro di lui, e quindi cercherà di spiegarvi un attimo questa bellissima innovazione tecnologica legata anche al mondo dell'open source e quindi correlata a tanti altri esempi. Quindi io terminerei questa piccola introduzione che ho fatto di lui e lascerei direttamente la parola a Daniele. Allora, Daniele, innanzitutto presentati alla nostra comunità, dici cosa fai nella vita e cosa fai in particolare nel movimento. So che sono tante cose, però cerchiamo di esserci. Salve a tutti. Allora, io mi chiamo Daniele Poddighe, sono dal movimento Zeitgeist da circa 2 anni, da più o meno lo stesso tempo coordino il gruppo di tecnologia. Nella vita ora mi ritengo principalmente un maker, perché sin da piccolo, quando mio padre lavorava nel suo garage, seguivo cosa faceva lui, mi appassionavo e quindi cercavo di riprodurre in un certo senso i lavori che faceva. Di lì ho cominciato ad appassionarmi all'elettronica, alla meccanica, a combinare i due. Quindi già all'elementare costruivo primi congegni, quali trottole elettriche, piccoli circuiti, insomma. Al liceo ho iniziato a specializzarmi, in quinta liceo ho iniziato a conoscere Arduino, che mi ha aperto un ventaglio di possibilità pazzesco, in quanto con la programmazione C. E gestendo una piattaforma open source si riescono a fare praticamente un sacco di cose. Di lì a poco sono andato in ingegneria elettronica a studiare, studio ancora in ingegneria. Non era come mi aspettavo, però comunque a casa ho continuato ad avere la passione per il do it yourself, quindi mi piaceva molto toccare con mano quello che imparavo. Quindi iniziavo a sperimentare un po' i corsi di informatica con amici, facevamo dei programmi, sfide e così via. Di lì, una volta che sono entrato nel movimento, ho iniziato a conoscere questi nuovi argomenti, quali stampa 3D, open hardware, e così, insieme al movimento, ci siamo posti come obiettivo quello di costruire una stampante. Primo Esatto, per vedere. quindi Sì. volevo subito incalzarti dicendo di spiegare ai nostri utenti che ci stanno ascoltando e quelli che ti ascolteranno in differita che cos'è il 3D printing. Sì, allora, il 3D printing è principalmente un metodo di produzione. Un metodo di produzione molto particolare, in quanto prevede l'aggiunta additiva di materiale partendo da una materia prima sotto forma di filamento, polveri o liquidi, quindi resine fotosensibili, da cui si inizia strato per strato a costruire l'oggetto, partendo da un modello 3D al computer. Quindi io ho un modello 3D al computer nel mio hard disk. Lo voglio rendere un oggetto reale. Con il 3D printing posso farlo. Esistono diverse tecnologie di 3D printing. Le principali sono tre: Selective Laser Sintering, SLS, FMD, Fused Material Deposition, e DLP, quella con il proiettore laser. Allora, Selective Laser Sintering è quella utilizzata nelle procedure industriali al giorno d'oggi, in quanto ancora non è a portata di mano dell'open source. Però ci stiamo arrivando, infatti poi ne parlerò. Consiste nel deporre un sottile strato di polveri di qualsiasi tipo di materiale, quindi sia metallo, polveri di plastiche, o qualsiasi materiale che si possa fondere attraverso i laser. E poi un laser fonde lo strato, in modo da unire la materia che prima era in polvere. Poi successivamente viene depositato un altro strato di polvere e di nuovo il laser. E così piano piano cresce l'oggetto. In qualsiasi tipo di materiale. Questo metodo di produzione produce stampe ad altissima qualità. Le stampanti che lo usano costano intorno ai 100.000 euro. Questa che potete vedere qua invece usa il metodo di produzione FMD, ossia deposita uno dopo l'altro strati di materiale fuso. Vedete qua il filamento plastico. In questo momento si tratta di PLA.
Questo filamento viene fuso dalla testina della stampante e depositato strato dopo strato sopra il piano. Uno strato dopo l'altro si crea l'oggetto. Questo metodo di produzione è molto più economico rispetto all'SLS, produce parti molto più velocemente ed è alla portata di tutti, in quanto una stampante come questa costa in circa 400 euro se la si vuole riprodurre a casa. Il metodo di produzione di LP invece si attua costruendo una stampante che utilizza una resina che polimerizza con la luce e un proiettore. Quindi si proietta sulla base del contenitore l'immagine del primo strato e su un piano che poggia dentro il liquido si solidifica il primo strato di resina, poi il piano viene sollevato e si solidifica il secondo, mentre il proiettore ovviamente cambia immagine di strato per ogni strato. E così piano piano si costruisce tutto l'oggetto e quindi parte dal basso verso l'alto. Con questo metodo di produzione si possono produrre stampe ad altissima qualità, però anche se molto costoso, in quanto le resine arrivano a costare più di 100 euro al litro. Quindi i costi di stampa per l'FMD sono sui 30 euro al chilo per il materiale. SLS 100 euro al litro, e per le polveri metalliche dipende dalla qualità delle polveri, si trova facilmente, più o meno facilmente, dall'alluminio atomizzato, dell'acciaio atomizzato, a costi sui 50 euro al chilo. Perfetto. Dietro, prima hai presentato quella stampante 3D, ci puoi spiegare che cos'è? Allora, questa stampante 3D è una RepRap. Il nome deriva da un progetto iniziato nel 2004, che nel 2005 e nel 2007 ha prodotto due stampanti, una è la Darwin e una è la Mendel. Questa è una Mendel, in particolare la versione 2 della Prusa Mendel. Questa stampante ha una particolarità, è in grado di riprodurre le sue stesse parti, infatti il 60% della stampante circa è stampato. Potete vedere qua, adesso non so se si vedono queste parti in nero, tutte le plastiche di questa stampante sono stampate da un'altra stampante. Adesso io ho stampato delle parti per far vedere. Questo è l'ingranaggio principale dell'estrusore. Questi sono alcuni supporti della struttura della stampante. Allora, questo progetto è stato creato prima di tutto per portare questa stampante nel mondo dei maker e nel mondo consumer, così ognuno potrà avere a casa a bassi costi una stampante 3D come questa, in quanto essendo autoreplicante basta che una persona ha una stampante, può stampare i pezzi per stampare altre stampanti. E così la cosa è stata pensata in modo che diventi virale e si riproduca velocemente, e così infatti sta succedendo. Altra particolarità è l'elettronica di questa stampante, è basata sulla piattaforma open source Arduino che ho presentato prima. Possiamo vedere qua l'Arduino Omega, che è la scheda madre della nostra stampante. È stato creato sulla base di questo Arduino uno shield, che è quello che controlla tutti i motori stepper, l'estrusore e il piano. Anche questo shield è open source, è possibile reperirlo online, poi elencherò i costi delle varie parti e i link. Scusami Daniele, che significa che uno shield oppure una scheda è open source per chi magari è neofita? Sì, allora, una scheda open source è una scheda di cui è possibile reperire in rete non solo gli schemi per costruirla e tutti i vari file per riprodurla, ma anche i metodi di programmazione e un'intera comunità dietro questa scheda che può aiutare in un forum o in un sito, può aiutare chi ha il primo approccio con questa piattaforma alla programmazione. Quindi c'è chi pubblica open source i loro sketch, che sarebbero i programmi che si caricano sulla scheda e così via. In questo caso il programma della stampante è stato creato in open source, appunto, si sono create varie forme. Ed è gratuito? Certo, è gratuito. Chiunque può entrare su internet e scaricarlo su licenza Creative Commons senza incorrere senza violazioni di copyright e niente. Anzi, più lo condividi, più lo modifichi, più lo pubblichi, meglio è. Ok, quindi è anche la stampante, la RepRap, che hai costruito tu e che ben presto costruiremo anche qui noi a Napoli e Milano, è nata da questa filosofia, cioè del replicarsi e migliorarla costantemente in maniera totalmente gratuita.
Esatto, infatti dal momento che è stata pubblicata, dopo la Darwin ci sono un sacco di versioni, ognuno applica le sue modifiche, propone nuove configurazioni, infatti abbiamo stampato i 3D YZ su tre assi normali come questa, oppure le versioni Delta come la Rostock, oppure stampato i 3D Polari. Insomma, ognuno mette del suo, implementa e riesce a ottenere una stampante 3D che a volte è completamente diversa dal progetto di partenza, però funziona e la pubblica su internet in modo che gli altri possano aggiungere del loro, modificare certi dettagli, insomma, okay. Ottimizzare. Perfetto, allora volevo dirti in generale cosa sono in grado di stampare tutte le stampanti 3D, senza contare le replap ovviamente. Allora, tutte le stampanti 3D al giorno si possono stampare tutto, infatti da quelle che ho presentato prima, che sono i tre principali modelli di stampanti, con il laser sintering si possono stampare parti di motore di jet, parti di motore di aereo, qualsiasi cosa in metallo utilizzando pochissimo materiale, infatti sono in grado di utilizzare il 74% in meno del materiale risparmiando il 40% di CO2, infatti a differenza delle tecnologie precedenti che rimuovevano materiale dal blocco di metallo si sprecava un sacco di materiale e un sacco di energia. Poi oltre, cioè, si possono stampare tutti gli oggetti in plastica, in questo caso stiamo stampando un piccolo stand per un telefono. Cioè, bene. Insomma, qualsiasi tipo di oggetto plastico è possibile realizzarlo. Vedete questo? Questo è, se non c'è troppa luce per inquadrarlo, è un estrusore per cioccolato, stampato in monoblocco. Questo è un unico pezzo di stampa, con due camere all'interno, una per l'aria calda e l'altra per il cioccolato. Qua sopra vi rilasciato un motore e questo estruderà cioccolato. E può essere adattato questo, a un metodo di... Sì, l'ho fatto con questa stampante qui. Produrre questo pezzo in monoblocco con metodi tradizionali è impossibile. E questo può essere adattato alla RepRap, giusto questo insert, questo componente? Sì, sì, esatto. Allora, questa stampante ha anche un'altra particolarità, che chiunque può rimuovere l'estrusore per la stampa plastica e inserire un estrusore per qualcos'altro, che so, per argilla, per cioccolato, per pasta per biscotti, o insomma. Esistono anche dei polimeri mischiati con materiali legnosi, quali Hollywood D3, è possibile stampare in materiali molto simili al legno e variando le temperature di estrusione si varia anche la colorazione. Invece volevo farti un'altra domanda, siccome hai parlato prima di stampa di metallo, stampa di biscotti, stampa di componenti plastici, stampa di motori jet, ci sono addirittura, e correggimi se sbaglio, dei case di automobili stampati, abbiamo anche reperito articoli... Esatto, volevo sapere, al di là di tutte queste stampanti che sono ultra costose, le RepRap in particolare, che cosa possono stampare oggi? Allora, oggi con la RepRap è possibile stampare... in volumi di 25x25x15 cm, qualsiasi oggetto di uso quotidiano, che può essere, che so, da un coltello in plastica, un portacellulare, una cover, insomma, tu pensa a una cosa e vedi se la puoi stampare. Esistono siti come Thingiverse, dove chiunque nel campo di ricerca può mettere cosa vorrebbe stampare e escono fuori un sacco di risultati. Thingiverse è un sito dove chiunque modella in 3D e pubblica e i modelli 3D in open source sul sito, in modo che possano essere stampabili. È possibile stampare, che so, dei ganci, dei appendiabiti, delle lampade... Maniglie, per esempio. Maniglie. C'è un'infinità di oggetti che possono essere stampati. Adesso, vediamo se qui ho qualche esempio. Guardate, questo è ho realizzato un piccolo gelino per la doccia quando si era rotta. Cioè, è che... La risoluzione sarà bassa, non si vedono i fori, però Vince, puoi pubblicare la cartella delle mie stampe, così La pubblicherò non appena avremo finito questa intervista, nel montaggio, quindi faremo vedere meglio in alta risoluzione il tutto. Ok, perfetto, quindi adesso che abbiamo scoperto che con le RepRap, che sono molto economiche, innanzitutto puoi dirci la fascia del prezzo delle RepRap? Allora, per una RepRap, se la si vuole acquistare commercialmente, siamo intorno ai 600-700 euro. Dalla Cina è possibile recuperarle anche a meno, però comunque i costi di spedizione sarebbero alti, bisogna vedere. Però in Italia sui 700 euro, 800, già su eBay si trova una RepRap già messa a punto, costruita e funzionante. Per chi invece è più... interessato a costruirla, le fasce di prezzo si aggirano tra i 350 e i 400 euro, quindi la metà.
Ok, so che ho visto dalle wiki del sito reprap.org che ci sono delle stampanti piccolissime, giusto per cominciare, per i beginners, che costano all'incirca 150 euro, come l'Huxley, per esempio. Sì, Comunque. stampanti 3D con un piano di stampa molto piccolo, però dipende sempre dalle esigenze di una persona. Certo, se uno la usa, che so, in architettura e vuole stamparci delle planimetrie, ovviamente serve una stampante più grande. Chi invece vuole stampare dei modelli di gioielli, per esempio, comunque qualcosa di piccolo, è meglio avere una stampante piccola e risoluzione più alta. Ok, perfetto. Mi hai dato lo spunto proprio per fare un'altra considerazione. Le stampanti 3D, soprattutto quelle open source che sono più economiche e che comunque rispettano una filosofia aperta e collaborativa, possono essere comunque utilizzate per esempio negli atenei, nei licei, nelle scuole medie, addirittura in qualunque tipo di scuola. Per dimostrazioni, per esempio, possono essere affiancate per scopi ludici, per esempio per costruire dei giocattoli, stampare dei giocattoli per i bambini, oppure per esempio possono essere, si possono stampare plastici di edifici, oppure motori per gli studenti di ingegneria meccanica, oppure che ne so, catene di DNA per gli studenti di biologia, quindi si possono comunque riadattare anche nel mondo dell'accademico e quindi può rendere l'esperienza scolastica molto più divertente e molto più interattiva, giusto? Certo, sì, a scopo didattico le stampanti 3D sono un lusso, cioè in una scuola si potrebbe rivoluzionare il modo di insegnare. Sì, certo. Cioè, è senza limiti, perché cioè, chiunque a scuola potrebbe stampare un nuovo oggetto, un oggetto di studio, come hai detto tu, una catena di DNA, oppure vedere un meccanismo in funzione, invece di vederlo solo sulle immagini sui libri, si potrebbe stampare e farlo vedere in live. Certo, quindi farlo sembrare molto più reale, invece di avere sempre le solite immagini sui nostri libri, giusto? Sì, Inoltre, esatto. volevo sapere un'altra cosa da te, ma alla fine dei giochi, alla fine di tutto, il gioco vale la candela nel senso che conviene stampare oggetti oppure è solo una moda per nerd o geek? Allora, con l'avvento di queste stampanti 3D open source, il costo a centimetro cubo è sceso a 2 centesimi e i tempi di stampa sono notevolmente aumentati rispetto al passato. Diciamo che stampare un oggetto con la stampante costa meno di acquistarlo, perché se si contano tempi di spedizione, costi del pezzo, è nettamente superiore la stampante. Se poi ovviamente c'è necessità di risoluzione, di superfici lucide, esistono modi per poter creare una superficie lucida su un oggetto stampato, basta verniciarlo, oppure l'ABS può essere trattato superficialmente con dell'acetone e diventa lucido, e ogni materiale ha il suo solvente per poter far diventare lucida la superficie. Però ormai è uscito come si chiama? Dagli smanettoni, questo modo di stampare, in quanto adesso possiamo già trovarli negli uffici di architetti, nelle aziende. È quasi un must ormai la stampante 3D, in quanto permette di creare prototipi senza spendere molti soldi nella creazione di stampi. Insomma, anche il fatto che si possano creare prototipi già direttamente funzionanti, è un altro vantaggio di questa nuova tecnologia. Sì, infatti è molto interessante. Ti dico che personalmente sto provando, cioè sto provando a costruirla che all'inizio può sembrare molto difficile, però ovviamente c'è tantissima documentazione sia scritta sia a livello video, quindi ci sono delle persone che riprendono tranquillamente, gratuitamente e pubblicano ovviamente in maniera del tutto gratuita tutorials dove passo dopo passo fanno vedere materialmente come costruirla dalla prima barra filettata col bullone all'ultima fase di programmazione con Arduino. Quindi vi posso assicurare che personalmente chiunque può costruirsi una stampante 3D anche senza avere particolari capacità tecniche o meccaniche come le avevo io. Inoltre questo tipo di approccio apre molto i propri orizzonti, nel senso che io grazie a questo oggetto ho imparato sia che cos'è l'open source, sia che cos'è Arduino, ho imparato un po' di meccanica e quindi la meccatronica in generale, ed è una cosa che diciamo si studia nettamente negli atenei questo. Invece con questa tecnologia è possibile portare questa filosofia oppure queste competenze non più negli atenei, ma addirittura si possono portare nelle scuole medie o nei licei comunque, quindi già avventurare i ragazzi su quello che è il mondo dell'open source e della meccanica, che non riguarda solamente programmazione oppure elettronica, eccetera, ma riguarda un po' tutto quello che è l'ambito culturale in generale, insomma. Sì, Quindi esatto. volevo. Cioè, ho portato già parecchie volte la stampante in delle scuole. Adesso a dicembre un incontro nel liceo di Macomer. Ho programmato un incontro al liceo Michelangelo qua a Cagliari, mi devono contattare.
Insomma, sto facendo in modo di divulgare il più possibile questa stampante nelle scuole, soprattutto con i giovani, che sono quelli che più possono mettere mano a questa tecnologia e migliorarla, perché se sin da piccoli ne vengono a contatto. Perfetto, perfetto. Ma in generale, le stampanti 3D, abbiamo parlato tanto di tutti i tipi di vantaggi, sia interni che fatti su larga scala. Il 3D printing in generale porterà un cambio nei consumi e quindi sull'economia globale? Beh, le prospettive sono proprio queste, infatti se chiunque avrà a casa sua, a fianco al computer, una stampa 3D, gli oggetti non si scambieranno più nei centri commerciali, non ci saranno più magazzini che conterranno centinaia di migliaia di copie. Semplicemente mi serve un oggetto, tu ce l'hai, te lo chiedo, me lo invi via mail e io me lo stampo in casa. E così posso fare io con te. Insomma, chiunque potrà costruire quasi tutto a casa. Man mano che la tecnologia avanzerà, ci saranno stampe sempre più rifinite, sempre più materiali con cui stampare. Insomma, si arriverà a stampare qualsiasi cosa in casa in un prossimo futuro, non molto lontano. Non stiamo parlando di Star Trek tra 200 milioni di anni, no, tra forse 10 anni, anche meno, potrebbe essere, vero. Sì, ho visto già che parecchi artisti tipo i Black Eyed Peas la sponsorizzano, ci sono state delle star come Dita Fontis che ha indossato degli abiti stampati, ma in generale comunque l'obiettivo è anche quello di rendere più eco-friendly questa nostra società del consumo, nel senso che, anzi, diminuire sempre di più i consumi per garantire l'ecosostenibilità ambientale. Quindi magari oltre ad avere ogni persona una stampante in casa potrebbe addirittura avere degli hub, quindi delle strutture che comunque sono cittadini oppure comunali, che possono stampare per le persone in generale, quindi magari riunirsi in un posto dove tu mandi il progetto e te lo stampa e te lo vai a prendere tranquillamente in bici, con l'autobus, e quindi risparmiare tutta quella che è una filiera produttiva che è deleteria per l'ambiente. Per esempio, c'è un servizio online che fa proprio questo, cioè che si chiama shapeways.com, dove tu paghi per farti stampare un oggetto e loro te lo spediscono. Ovviamente questo è un servizio americano, quindi fa tutta l'altra fila intercontinentale, quindi diciamo non è molto conveniente a livello ambientale, però potremmo avere i medesimi servizi nella nostra città che funzionano esattamente nella stessa maniera, quindi risparmiare sia carburante, quindi diminuire il CO2, sia diminuire tutto quello che è la filiera degli inconvenienti dell'economia globalizzata e quindi decentralizzare in qualche modo la produzione effettivamente. Sì, un'altra cosa che non ho detto infatti è che ovviamente le spese di trasporto sono zero quando uno si stampa l'oggetto in casa, perché lo può produrre on demand e in loco. Cioè, non, neanche una goccia di carburante è stata spesa per portare questo oggetto qua. Sì, esattamente. Poi ovviamente c'è anche il vantaggio di non delle merci in esubero, cioè quando io le aziende oggigiorno, quando devono stampare, quando devono produrre e quindi costruiscono oggetti in stock, li mettono nei magazzini e quello che non viene venduto viene buttato in discarico, svenduto, oppure chissà che, Sì. sfortunatamente, che fine fa, mentre con questa stampa, questa Una volta tecnologia che no. la macchina diventa obsoleta, viene smaltita nel peggior modo possibile a volte. Esatto. Quindi diciamo è conveniente su quasi tutti i punti di vista della produzione, il 3D printing. Volevo un attimo che tu ci mostrassi degli esempi che abbiamo anche collezionato insieme, proprio per far capire alle persone come questa tecnologia non venga vista come giocattolo oppure futuristica oppure nerd, ma come diciamo, le stampanti più avanzate possono realmente rivoluzionare non solo l'ambito produttivo, ma addirittura anche l'ambito medico. Per esempio c'è il famoso caso degli organi stampati, ce ne vuoi parlare? Sì, infatti, già da tempo si sono stampate dei frammenti di osso da impiantare in caso dopo un trauma l'osso venga a mancare o comunque sia impossibile da rimarginare. Sono state stampate ossa del cranio, ossa del femore. Infatti, con stampanti a polvere si stampa una matrice molto porosa in cui le cellule staminali possono entrare e ricreare la struttura ossea sopra la struttura stampata. Ma si è andati molto più avanti. Infatti è già stata trapiantata una vescica stampata, sempre con la tecnica delle cellule staminali, e sta andando avanti la stampa di organi più complessi come reni, fegato. È già stato stampato un piccolo fegato umano funzionante che è stato in grado di sopravvivere per 5 giorni. È stato stampato con successo un rene, anche se ancora non è stato ancora tentato il trapianto, però si spera che entro i prossimi 10 anni questo rene sia trapiantabile su un essere umano.
Perfetto, perfetto. Quindi... Sta andando avanti anche la stampa del cuore, di un cuore umano, insomma, con questo metodo di stampa di organi, quindi una biostampante 3D, è possibile produrre organi per te, quindi con le tue cellule staminali senza nessun caso, cioè senza casi di rigetto o incompatibilità. Oppure lunghe liste d'attesa nel caso si abbia un gruppo sanguigno molto raro. Esatto. Quindi magari Sì. anche, possiamo anche prevenire la formazione di mercati neri per reperire gli organi. E si sa Sì. benissimo in certi casi cosa può succedere. Volevo anche darti uno spunto. Vidi tempo fa un articolo in cui si diceva che in un prossimo futuro e neanche troppo lontano sarebbe stato possibile stamparsi addirittura le case. Sì, infatti anche la tecnologia di stampa di abitazioni sta progredendo. Infatti, se noi già con una stampante così piccola possiamo stampare un oggetto di queste dimensioni, immaginatevi una stampante più grande che copra la superficie di una casa. E utilizzi materiali edilizi, questa stampante potrebbe stampare in poche settimane un'abitazione. Infatti, il Radio Laria in California è stato stampato. Si tratta di un gazebo di 7 metri stampato utilizzando materiali edilizi. Si stima che una casa di 4 piani possa essere stampata in circa 20 giorni. Esatto, sì, ricordo anche io, mi ricordo la tecnologia del contour crafting di un professore di cui non ricordo il nome perché era molto lungo e complicato, un professore pakistano che fece anche un TED Talk in cui mostrava Sì. anche come potessero essere stampate case fino a 200 metri quadri praticamente nell'arco di 24 ore con una tecnologia che è stata già brevettata e dove le aziende come la Caterpillar già stanno provvedendo a sovvenzionare, quindi ci sono anche le multinazionali che ci stanno credendo, però io mi domando una cosa e vorrei anche che le altre persone si ponessero questo quesito. Nel caso in cui questa tecnologia venisse adoperata in mainstream, quindi nella maggior parte dei casi di costruzione edile, perché poi ovviamente sarà più economica come fa il decorso della tecnologia, quante persone Sì. potrebbero perdere il posto di lavoro, secondo te, Dani? Molte, in quanto per costruire una casa ci va una persona al computer. Esatto, quindi è anche un modo per ridurre l'occupazione, però nel nostro caso, soprattutto come la vediamo noi nel movimento Zeitgeist, questa è una novità molto positiva in quanto le persone saranno così libere di vivere ed esprimere il proprio potenziale umano, quindi magari Sì, sviluppare ancora di più poi queste tecnologie. si calcolano gli incidenti che ogni anno succedono in campo edilizio, che è quello che causa più morti tra i mestieri più pericolosi. La vedo anche come una cosa buona. Certo, inoltre volevo anche sottolineare che qualsiasi tipo di produzione può essere tranquillamente adoperato con questa tecnologia, quindi non solo il campo edilizio può essere minato e può essere sfoltito da quella che è la manodopera umana, ma può tranquillamente qualsiasi settore potrebbe essere. Addirittura, Daniele, a parte l'esempio che ci hai fatto dei dolci e quindi del cioccolato, volevo anche che spiegassi anche questa nuova rivoluzione della stampa 3D per quanto riguarda la stampa della pizza, insomma, un cibo che comunque in Italia va ovviamente molto. Sì, esatto. Negli Stati Uniti hanno modificato una stampante 3D simile a questa per poter estrudere della pasta per pizza con tanto di mozzarella e sugo. Cioè, abbiamo un piano riscaldato su cui viene stampata la pasta prima della pizza, poi viene depositato il sugo e poi il formaggio, nel mentre la pizza cuoce. E quindi hanno fatto una bancarella dove le pizze venivano stampate e mangiate. Ovviamente questa è una tecnologia molto nuova, quindi ovviamente ci sarà da adoperarsi, ci sarà da migliorarla pure negli ingredienti soprattutto, però si sa ovviamente quando le persone dicevano che i cibi liofilizzati avrebbero fatto sempre schifo, in realtà oggi sono molto migliori di quelli che erano ad esempio 10 anni fa, e quindi Beh, certo, sì, questo la tecnologia avanza. avanza e quindi anche i sapori in questo caso saranno assolutamente migliori. E questo soprattutto, questo tipo di tecnologia può dare un vantaggio soprattutto alle popolazioni che vengono praticamente sfruttate, come quelle indiane, cinesi o brasiliane, dove veramente la paga lavorativa e dove le condizioni lavorative sono ridotte proprio ai minimi del contegno umano e quindi aiutare anche sotto questo aspetto queste persone. Volevo anche dirti un'altra cosa, Daniele, siccome sto leggendo i vari articoli che abbiamo inserito all'interno della nostra bellissima scaletta, volevo sapere anche qualcosa riguardante purtroppo le armi stampate in 3D. Sì, purtroppo esiste un'altra faccia della medaglia per le stampate 3D, ossia sono in grado di stampare tutto, quindi anche armi. Infatti,
Adesso non mi ricordo, mi sfugge il nome dell'inventore, se Vincenzo me lo può ricordare, Sì. però con un progetto defcad.org è riuscito a modellare diversi prototipi di armi in 3D, riuscendo a stampare una pistola in 3D in plastica, la Liberator, che è in grado di stampare un colpo. Si tratta di un calibro 6, se non sbaglio, è in grado di evadere il metal detector. Quindi si tratta di una pistola in plastica, praticamente invisibile, metal detector, che uno può portare volendo anche in un aereo. Purtroppo, sì, sono già stati arrestati diversi magazzini in cui venivano stampate queste pistole illegalmente. Il proprietario. Purtroppo non sono state stampate solo in plastica, ma anche con Selective Laser Sintering. È stata stampata poche settimane fa il primo modello di pistola 3D in metallo funzionante. Ed è Quindi perfettamente non perfetto. solo un colpo, ma con caricatore e quant'altro. Questo purtroppo è un altro lato della. Ovviamente sta nella coscienza, sì, sta No, nella quello. coscienza del possessore della stampante di vedere come utilizzarla. E poi ovviamente i criminali la utilizzeranno come criminali, però comunque dipende molto dalla società la scelta con cui viene utilizzata la stampante 3D. Esatto, infatti in America stanno incominciando a pensare di scrivere le prime leggi per vietare la stampa 3D in determinate città. Per esempio, nel caso di Washington, stanno incominciando a valutare se effettivamente importare in maniera mainstream oppure avere un'autorizzazione per avere una stampante 3D, perché purtroppo possono accadere queste cose orribili. Comunque, il proprietario di questo progetto si chiama Cody Wilson, e quindi è stato lui che ha dato via a questo. Però, come hai già spiegato anche tu, sta alla coscienza delle persone l'uso da fare della stampante 3D, ma in generale qualsiasi tipo di tecnologia Sì, possiamo. ma aggiungo, cioè, un tornio è in grado di produrre armi più efficientemente di una stampante 3D in plastica. Per esempio, una pistola in plastica non mi fiderei nemmeno a provarla. Però, cioè, esistono mille modi per fabbricarci un'arma, e negli Stati Uniti non è neanche troppo difficile procurarsene una di seconda mano e sotto banco. Più che altro vedo queste imposizioni, cioè questi divieti sulla stampa 3D come un modo per dirti: oh, una pistola stampata non la puoi comprare, quindi non ci guadagniamo su quella pistola, bisogna vietare questa tecnologia. Vedo molto sbagliato limitare la stampa 3D solo per questo motivo. Certo. Inoltre, quindi era giusto fare questa piccola parentesi per non far sembrare ovviamente tutto rose e fiori, quindi volevamo dare un quadro molto chiaro della situazione e quindi analizzare a 360 gradi questa tecnologia. Però in realtà volevo passare di nuovo al lato positivo, perché è giusto far vedere i lati negativi, ma anche i numerosi lati positivi, proprio per incoraggiare le persone a sostenere questo progetto nella maniera, diciamo, opportuna e per l'umanità, insomma, e non per distruggere vite umane o peggio ancora animali, eccetera, eccetera. Ho visto addirittura che ci sta un progetto che si chiama Phoneblocks e l'hai pubblicato sulla nostra scaletta. Ci puoi spiegare meglio come può essere riadattato al 3D printing? Allora, il PhoneBlocks è un telefono modulare, ossia un telefono a prova di obsolescenza, in cui se non basta più la RAM è possibile sostituirla con un banco di RAM più grosso, se il processore è troppo lento si può sostituire, se serve una fotocamera più grande si può montare. È tutto in un case costruito apposta per essere modulare. La Motorola si è presa a carico di provare a costruire questo telefono utilizzando le stampanti 3D, in quanto si tratta di case molto particolari, moduli molto particolari, e ha preso in carico un'industria di stampa 3D ormai avanzata per modellare queste parti e stamparle, così da rendere concreta l'idea del PhoneBlocks. Quindi diciamo, stiamo parlando di uno smartphone, quindi dei comuni cellulari di ultima generazione che vanno su internet e quindi hanno tutte le varie features, che è modulare, cioè dove non vi è più bisogno di gettarlo via nella spazzatura oppure chissà dove, purtroppo nel caso in cui si rompa un singolo oggetto, bensì si stacca il singolo pezzo perché è come se fosse assemblato come i Lego con cui giocavamo da bambini, ma nello stesso identico meccanismo si può cambiare una fotocamera oppure, meglio ancora, riadattarlo alle proprie esigenze. Quindi se magari una persona si allontana per molto tempo da quella che è una fonte di energia elettrica, può attaccarci pacchi batteria e quindi far durare il doppio il suo telefono. Se una persona, ad esempio, piace fare le fotografie, può attaccarci un pacco con una fotocamera molto migliore. Quindi
e diciamo la stampa 3D può provvedere a realizzare per adesso ovviamente la struttura del case, però successivamente Daniele tu ci avevi anche spiegato che è possibile stampare addirittura dei circuiti integrati o addirittura col grafene, quindi magari se ci spieghi meglio questa cosa e spieghi soprattutto a chi è neofita magari sarebbe molto molto bello. Allora, il grafene è un materiale molto particolare, in quanto essendo mille volte più conduttivo del rame, molto resistente, si possono fare davvero molte cose, e poi è trasparente, quindi si potrebbe addirittura stampare un computer sopra un vetro, sopra una maglietta. La tecnologia di stampa del grafene si sta avanzando, cioè dopo aver scoperto centinaia di modi per poterlo ricreare in laboratorio oppure sopra un lettore CD, di un cioè sopra un masterizzatore CD, in modo open source per produrre grafene, si sta pensando di utilizzarlo con le stampanti 3D, costruendo delle nanostrutture in grafene, quindi sono già state stampate delle piccole batterie, dei sensori, insomma, se si rende stabile questa tecnologia di stampa col grafene si potranno creare non solo la cover dei cellulari, ma direttamente l'intero telefono stampato in 3D con i vari materiali necessari. Per esempio con questa tecnologia ho letto molto spesso, ovviamente soprattutto in inglese, che si possono costruire delle batterie che durino centinaia di volte di più, che si ricaricano in un centesimo del tempo di quelle di oggi, addirittura biodegradabili. Sì, esatto. Quindi magari con questa tecnologia si potrà avere o nella propria casa o nella casa del nostro vicino oppure in un hub pubblico, speriamo anche in un hub pubblico ben presto, che queste tecnologie possano essere disponibili soprattutto per tutti. E infatti volevo affiancarmi a proposito di questo discorso del comune, quindi del pubblico per quanto riguarda le tecnologie, a un famoso caso della biblioteca di Chicago. Non so Daniele, tu sei informato su questa iniziativa bellissima? No. ti avevo passato il link tempo fa. Sì, no, comunque molto semplicemente, informando i vari utenti, la biblioteca di Chicago ha pensato di comprare circa tre stampanti 3D, se non vado errato, dove gli abbonati possono tranquillamente utilizzarla. L'unica cosa di cui necessitano gli abbonati è una tessera della biblioteca, quindi anziché semplicemente prelevare solo dei libri per leggerli e poi riconsegnarli, con la tessera dell'università ora a Chicago si possono addirittura stampare degli oggetti in maniera quasi gratuita. Quindi diciamo la mentalità degli hub pubblici già è rientrata in questa filosofia, e quindi basta semplicemente cogliere l'idea e poterla applicare ad esempio a un paese come il nostro per creare innovazione, per creare inizialmente posti di lavoro e poi per farli perdere ovviamente in maniera molto più drastica rispetto a tutti gli altri che abbiamo provveduto. Sì, molto creare. Buono, perché adesso la stampa 3D sta creando occupazione, ci vedono spuntare come funghi nuove aziende di stampa 3D dove è possibile andare a stampare i propri modelli oppure aziende di produzione di stampanti 3D. Sì, certo. Quindi è che il disoccupato potrebbe mettere su con poco, in quanto il costo delle stampanti è drasticamente ridotto, una piccola azienda di stampa 3D da cui poter campare. Esatto, per esempio tempo fa mi contattò un amico mio che mi chiedeva appunto di potergli costruire una Mendelmax, un altro modello di stampante 3D open source, un altro modello di RepRap, perché un suo collega aveva bisogno di iniziare un mercato molto, molto semplice, che era in qualche modo già replicato da una famosa azienda di abbigliamento, che se non sbaglio era la Gucci, dove lui praticamente con un semplice scanner in 3D, che oramai grazie alle odierne tecnologie possono essere tranquillamente introdotti dei modelli 3D semplicemente apportando delle fotografie con il nostro smartphone, quindi in maniera totalmente gratuita, passarli al PC e stamparli. Cosa voleva fare questa persona, che fa il calzolaio, quindi aveva un negozio di scarpe, voleva fare delle fotografie ai piedi delle persone, per poi ricavare il modello in 3D, stampare la forma del piede e potergli cucire sopra una scarpa che è unica al mondo, cioè una scarpa con la sola su misura. Esatto, che questa, diciamo, questa tecnologia costava tantissimo prima, perché ovviamente riguardava le case come ad esempio l'abbigliamento che ho citato prima, però ovviamente adesso feci già un preventivo, cioè che con la stampante 3D più il software che può essere che è gratuito, all'incirca 700-800 euro tu potevi avviare un'azienda del genere. Sì, esatto. E fare dei prodotti eccezionali.
Quindi diciamo, abbiamo dimostrato che comunque successivamente a questa registrazione metteremo tutti i link in descrizione oppure cercheremo di fare un editing elaborato di tutti gli articoli che abbiamo postato, ma ne abbiamo tralasciati tanti, però abbiamo cercato di chiarire un po' in tutti i settori, da quello alimentare a quello edilizio, a quello filosofico, a quello elettronico, come in realtà anche automobilistico, scusate, come il 3D printing stia abbracciando i settori e come all'inizio comporterà l'aumento di posti di lavoro, ma successivamente li farà scendere drasticamente, come fa ogni tecnologia di seguito. Quindi cerchiamo di avvisare almeno la popolazione, in questo caso italiana, perché siamo ovviamente in questo paese, su quello che sta per succedere. Insomma, addirittura Ray Kurzweil, uno degli elementi più geniali del mondo, ha scritto sul suo sito ufficiale che la stampa 3D, probabilmente, come già accennavi prima tu, Daniele, potrebbero essere tranquillamente stare in ogni casa di ogni essere umano nell'arco di 10 anni. Quindi avevi già azzeccato tu questa previsione. E quindi è importantissimo informare la gente su quello che è lo sviluppo tecnologico, che è esponenziale, a differenza di quello culturale, che purtroppo è lineare in qualche modo. Quindi, diciamo, se non ci sono altri chiarimenti, comunque io provvederei a salutare Daniele, anche perché per non rendere l'intervista tediosa, e vorrei domandare a Daniele se il pezzo si sta correttamente stampando dietro di lui. Sì, ma è una parte. Purtroppo è successo durante l'avvio della stampa, l'ho fatto troppo in fretta, ha aderito solo metà dell'oggetto al piano, l'altra metà non ha aderito, però già si può vedere qualcosa che viene fuori. Non ho capito. Sì, dovevo passare dell'alcol sul piano, stavolta non l'ho fatto però. Ok, Beh, diciamo che anche questo piano qua è stata una mia scoperta. Ho scoperto che il piano in un materiale chiamato HIPS, sarebbe il polistirolo ad alta densità, è in grado di far aderire il PLA molto bene. Quindi senza bisogno di additivi e di piani riscaldati ulteriori è possibile far aderire il PLA al piano senza troppa fatica, insomma. l'HIPS da dove l'ha reperito? Allora, la cosa per HIPS ha avuto un'origine molto particolare. Si trova infatti nei ripiani dello scanner, quelli che premono il foglio contro il vetro. In alcune multifunzioni HP è possibile trovarli. Sono pannellini da 3 mm. Aspetta, ne uno qui, faccio vedere. Eccolo qua. Vabbè. È un piano in plastica da cui ho tagliato un quadrato. Quindi ho rimosso questi bordi alti e l'ho usato come piano di stampa. Quasi per gioco, perché l'ho provato e ho visto che era perfetto, e allora da lì non l'ho più mollato. Quel piano di stampa è lì da 1 anno e mezzo, senza cambiarlo, e avrà stampato un 30 kg di plastica. Sì, a proposito di plastica, prima di lasciarci, volevo inoltre che spiegassi che, a parte l'ingegno delle persone che possono trovare fortunatamente come te dei pezzi, magari da oggetti da buttare, come delle stampanti, volevo che spiegassi anche come la stampante 3D può ridurre addirittura l'utilizzo di materiali, però ad esempio con i filamenti extruder. Sì, esatto. Sono da poco disponibili anche in commercio, non solo sono stati ideati, dei dispositivi in grado di prendere in ingresso della plastica riciclata, quindi si può riciclare in casa della plastica, triturarla un po' come abbiamo fatto noi con un trituratore, con un frullatore, abbiamo triturato i vasetti di yogurt e l'abbiamo usata per il nostro filamento extruder che abbiamo sotto test qui a Cagliari. Questi macchinari sono dei dispositivi in grado di prendere quindi questa plastica, fonderla e riprodurre il filamento che utilizza la stampante 3D per stampare. Quindi è possibile in casa costruire anche il filamento partendo da quella plastica che verrà buttata molto probabilmente, di cui la percentuale di riciclaggio è ancora ignota da parte delle aziende di riciclaggio, e probabilmente verrà bruciata e quindi andrà a inquinare l'ambiente. In casa è possibile prenderla, dargli una sciacquata, riciclarla e utilizzarla per produrre nuovi oggetti. Oh, perfetto. So che anche tu ne hai costruito Alcuni uno lì a dispositivi che Cagliari. lo fanno sono la la Lyman Filament Extruder, e come funghi ne stanno spuntando molti altri. Noi La abbiamo maggior qui a parte. Cagliari abbiamo fatto una versione nostra con hardware recuperato, cioè motore a induzione di un vecchio stampante, pulegge stampate, catene di bicicletta, una buta di trapano, insomma abbiamo messo su un po' questo apparecchio. A breve lo finiremo di collaudare e pubblicherò tutti i risultati su internet in open source.
Perfetto. Allora, cogliendo questa ultima innovazione fantastica che fa bene a noi, fa bene soprattutto all'ambiente, volevo salutare Daniele Poddiche, che è il coordinatore del gruppo di lavoro tecnologia del movimento Zeitgeist, che sta sviluppando in maniera, ripetiamo, in maniera del tutto gratuita, oggetti per rendere questa nostra società migliore. E io sto provando ad emularla nel nostro piccolo a Napoli e stiamo cercando di diffonderla sempre di più. Quindi io lo ringrazio e ci aspettiamo appunto che le persone, diciamo, recepiscano molto velocemente questo tipo di tecnologia e possano e incominciano ad adoperarlo anche loro. Quindi io saluto Daniele, lo ringrazio infinitamente per questa ottima serata, ottima chiacchierata, intervista divulgativa su YouTube in diretta e quindi gli auguro buona serata. Ciao Daniele. Grazie mille, ciao amici, ciao a tutti. Ciao ragazzi.